cuoricini, love, like, adoro, amo questo film, ovvero Argyle, la super spia. Mi raccomando, fondamentale in italiano, film di Matthew Vaughn, regista, diciamo, creativo, credo anche della saga di Kingsman, Kick-Ass, mi pare sì, con un grande cast, davvero un grande cast, c'è la Butella, Henry Cavill, Bryan Cranston, Dua Lipa, vabbè, che una cantante. Poi c'è la mamma di Kevin, il mammo perso l'aereo, Caterina O'Hara, c'è un sacco di gente famosa. Ah, Sam Rockwell. Ho amato questo film, adorato questo film. Ha un grosso difetto, secondo me, però è un grande film di intrattenimento. Diciamo che è un po' lo stesso effetto del Beekeeper, no? Del Beekeeper con Statham, che recupera quel gusto anni 90. Trash non piacerà a tutti, sono sicuro, darà fastidio, voleranno i giudizi negativi, ma per me è un grande film. È dell'Apple TV, costato 200 milioni, si vede e sicuramente non rientreranno degli incassi. Salve, sono Arcalino Hammer, benvenuti sul mio canale, iscrivetevi, mettete like, seguitemi con le mie playlist, nuove uscite, dopo guarderò The Warrior in lingua originale, cioè Aaron Klow. E abbonatevi col tasto qua sotto se vi va, che sono 2 caffè al mese per sostenermi e portarvi più di un video al giorno, che già ne porto uno al giorno, anche di più spesso, ma sono più spinto a farlo. Ora incominciamo, parliamone un pochino. Bella esperienza, ma voglio citare subito il grande difetto che recupererò poi verso la fine. 2 ore e 20 per questo film sono davvero troppe, perché un film sfaccettato, succede? No, sentivo rumori. Sfaccettato, con una trama interessante, cioè non è il solito action de merda. Io avevo paura che fosse un po' alla bullet train, cioè dove la gente si mena in piano sequenza, ma senza un perché, cioè sì, il buono contro il cattivo. In realtà è meta cinematografico, meta letterario, meta tutto, e strizza l'occhio un po' a diversi generi spionistici. Ci sono trovate e citazioni nel film che non farò, ovviamente, perché ci sono dei colpi di scena. Il trailer sembra piuttosto semplice, ma in realtà. Quindi diciamo quello che c'è nel trailer, di che cosa parla questo film. E questa schizzice interpretata dalla Bryce Dallas Howard, che scrive di queste spie, no? Però è talmente brava che le spie hanno dei problemi con questi romanzi di grande successo e quindi rischia di essere rapito. Un po' assomiglia a The Lost City, quello con la Bullock, se vogliamo, come struttura. E qua è più interessante in realtà, perché da un lato abbiamo una bella regia di Matthew Vaughn, mi è piaciuto tantissimo lo stile registico, impeccabile per il suo stile, estremo, eccessivo, e che punta tanto sul sorprenderti, sul coglierti di sorpresa, e questo, d'accordo. Dall'alto abbiamo una narrazione lunga, forse troppo. Ecco, qua andiamo subito al punto. 2 ore e 20 per un film dove essenzialmente è un fuggire, no? È un salvarsi da questi cattivi che ti vogliono prendere, nonostante i tanti colpi di scena sono troppi. E credo che l'elemento più negativo sia il finale, dove c'è una trovata, senza fare spoiler, che allunga il brodo inutilmente, anche se le scene d'azione, come per esempio l'ultimo grande scontro con gli uomini armati, là è un delirio. Un po' James Gunniano, se vogliamo, ha delle trovate con l'uso della musica che in queste scene è molto ben dosato, anche se all'inizio del film, che è un'introduzione alla vicenda, certo necessaria, ho trovato un po' troppo pesanti queste musiche che sono ingombrantine. Avrei accorciato un po' la fine e un po' l'inizio, vi dico la verità. Però la commedia funziona tantissimo in questo action dove si vuole anche far riflettere, certo, a livello basic, perché si citano titoli importanti sul mondo spionistico, si fa la parodia di James Bond, certo, perché questa schizzice, e su schermo si vede, e mi è piaciuto molto questo effetto, la sua storia messa su schermo. Quindi noi vediamo l'Henry Cavill, che sarebbe l'Argyle, sarebbe il protagonista del romanzo della Howard, no? Del personaggio suo, insomma. Quindi
ed è interessante questo montaggio schizofrenico che si sovrappone. Mi è piaciuto tanto. Quindi andiamo sugli attori. Un grande cast, tutti abbastanza bravi. Una Dua Lipa che è abbastanza espressiva, devo dire. La Butella che, vi dico solo questo, che non è spoiler, è una mezza scammata, nel senso che viene presentata e non è centrale come pensiamo, ma la sua scena sicuramente ce la ricorderemo per diverse ragioni che non vi spoilererò. Quindi questo a grandi linee. Cosa posso dire? Ecco, l'idea che il personaggio venga decostruito, quasi tutti i personaggi vengano decostruiti, è interessante, anche se l'intreccio che vuole essere sorprendente non sempre riesce a essere completamente sorprendente, perché certe trovate, una volta che hai percepito quello che è l'intreccio narrativo, è meno sorprendente di quello che sarebbe dovuto essere. E quindi di conseguenza perde un po' il fascino, il film pecca nella lunghezza e nell'essere prevedibile sui... no, treno, aereo, aspettate. Che stavo dicendo? Treno, aereo? Ah sì, che i colpi di scena sono prevedibili, anche se il film vuole farteli passare come imprevedibili. Questo è un limite e asciugando un po' spesso si ripropongono dei flashback. Cioè, ti mostrano qualcosa all'inizio, a tre quarti di film ti ripropongono quel piccolo flashback. Quindi, se fosse stato un film da 1 ora e 50, sarebbe stato sicuramente molto più apprezzato anche dai tanti. Voglio chiudere sulla bella sintonia fra la Howard e Sam Rockwell, bravissimi, perché Sam Rockwell fa la spia, diciamo così, più vera, genuina. Cioè, sa menare forte, ma non è l'Henry Cavill in giacca e cravatta con il capello a posto. Mi è piaciuto molto. C'è il gatto, che è una superstar assoluta di questo film, gatto con un Nick Fury anche nel cast. E il mio amico mi ha fatto notare giustamente che Nick Fury è molto vicino all'idea che c'è nel primo Capitan Marvel, c'è anche lì un gatto e succedono cose strane. Quindi, auto please, manca 20 secondi, ho finito, grazie. Dicevo, Matthew Vaughn ha riuscito, ce la facciamo, Matthew Vaughn è riuscito a sfruttare i personaggi, gli attori iconici nei loro ruoli, perché Henry Cavill fa sempre il bisteccone, Samuel L. Jackson un po' quello buttato fuori dai piani alti perché in realtà è una brava persona, eccetera, eccetera. Dua Lipa fa la tipa misteriosa, la Butella fa la sexy, quindi è un po' questo. Quindi film super consigliato, dura troppo, ma lo lovo soggettivamente, è un film alla Beekeeper e io adoro questo film che schizza l'occhio agli anni 90 con un trescione. Ah, effetti speciali buoni per il 90%, alcune volte sembrano quelli dei Mercenari 4, non si sa bene perché, in poche scene con le esplosioni fan cagare. Non si capisce bene il perché. Iscrivetevi, supportatemi, abbonatevi e scrivetemi qua sotto quando lo vedete che cosa ne pensate. Ciao!